Inter-Juventus a San Siro, semifinale di Coppa Italia, una partita che, come ho detto nel video di ieri, si prepara da sola a livello di motivazioni e di pressioni, e noi non solo riusciamo a cazzarla, ma cioè non ci presentiamo proprio in campo, signore. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? Soprattutto lasciatemi dire, spero che siate riusciti a passare una notte serena, no? Di sonni tranquilli, o che siate riusciti a dormire, perché io ancora non so se tra qualche ora ci riuscirò. Comunque, dopo la partitaccia, non si può neanche chiamare partitaccia, dopo l'obbrobrio, dopo il nulla cosmico che abbiamo visto a San Siro ieri sera, il vostro Andrea, stai calma da New York, sempre presente, oggi personalmente più che mai perché è uno dei momenti più dolorosi, probabilmente il momento più doloroso della stagione attuale, ok? Contro il Sassuolo avevo detto che avevamo fatto la partita più brutta, invece mi ricredo perché probabilmente oggi è stata la partita più brutta. Forse possiamo dire che quella col Sassuolo resta la più brutta perché abbiamo provato a giocarla, invece ieri sera non ci siamo proprio presentati. Juventus assente al Meazza, che peccato. Che peccato, e io che cerco di portare sempre positività, ottimismo e un po' di speranza, oggi faccio molta fatica, signori, perché non si vede la luce da nessuna parte, non si vede la luce da nessuna parte. Un punto positivo, un punto di speranza l'ho neanche trovato, creato dentro la mia testa, ma ve lo dico alla fine del video, così lasciamo con un po' di positività e di ottimismo. Video che voglio fare il più corto possibile perché i contenuti non ci sono, gli argomenti non ci sono, non c'è niente da parlare. Che cosa volete che vi dica se non che la Juventus non è entrata in campo? È per questo che arrabbiato non sono arrabbiato, la calma la posso mantenere piuttosto facilmente oggi rispetto ad altre partite. Non sono arrabbiato, ma sono profondamente deluso, lo posso dire. Sono profondamente deluso dai nostri giocatori che non hanno dimostrato un minimo di spirito, di squadra, di attaccamento alla maglia e di amore per questa società stasera. Sono frustrato e deluso dalle scelte del mister che ha messo in campo una formazione iniziale che lascia tuttora, come posso dire, sbalorditi, nel senso che non riusciamo a capirla, non riuscivamo a capirla prima della partita, e nel momento in cui abbiamo visto il primo tempo che abbiamo visto, in cui veramente se non fossimo stati in campo sarebbe stata la stessa cosa per l'Inter, e ci è andata bene che appunto non avevamo l'Inter più forte di tutti i tempi davanti a noi, perché sennò il primo tempo finiva 3-0 facilmente per come l'abbiamo affrontata. Se fino ad oggi abbiamo parlato di una Juventus che prende gol e poi reagisce, a me piacerebbe poter parlare di una reazione oggi, ma e ci ho anche pensato durante la partita, visto che il gol non l'abbiamo preso a fine primo tempo o al 50esimo, ma credo nei primi 15 minuti, se non sbaglio, ho sperato che avessimo quella reazione, ma non c'è stata, signori. È stata una partita noiosa. Inter-Juventus a San Siro, semifinale di Coppa Italia, una partita che, come ho detto nel video di ieri, si prepara da sola a livello di motivazioni e di pressioni, e noi non solo riusciamo a cazzarla, ma cioè non ci presentiamo proprio in campo, signori. Non so com'è possibile passare dalla peggiore partita del
campionato a Sassuolo ha un minimo di speranza con il Napoli, dove abbiamo fatto vedere che al di là della sfortuna sul gol finale siamo qualcosa, siamo una squadra, possiamo effettivamente farcela, a non presentarsi nel momento più importante della stagione, con la possibilità, la certezza nel momento in cui andiamo in finale di partecipare alla Supercoppa al prossimo anno. Com'è possibile? Io questo non riesco a capirlo, signori. Vorrei potervi dare una risposta, ma purtroppo soltanto domande oggi per voi. Ho soltanto domande. La maggior parte delle volte porterò soltanto domande, ma oggi non si vede la luce e oggi anch'io faccio fatica a difendere il nostro mister. Oggi non riesco a difendere nessuno della squadra, perché la formazione iniziale è un punto interrogativo dentro la mia testa. In questo momento devo fare un po' di meditazione e andare a prendere un po' d'aria, fare una passeggiata, cercare di mettere in ordine le idee, perché non credo che questo sia quello che noi meritiamo di vedere quando i ragazzi scendono in campo. Ci dovrebbe dare un po' di più. Comunque, detto questo, anche se oggi, essendo il punto più basso della stagione, non si trovano tanti lati positivi da evidenziare, vi dico quello che penso io, che seguo la Juve. Io sono 86, seguo la Juve dal 93-94. Ho sempre pensato che il punto più basso della mia carriera da tifoso juventino fosse la Juve dei settimi posti del Neri, no? Non sono più d'accordo con quell'idea che avevo. Penso che in questo momento stiamo vivendo il momento peggiore della Juventus da quando io la seguo. E il lato positivo è che l'anno dopo la Juve di Del Neri è rinato qualcosa che è stato l'inizio di un'era gloriosa, di un'era epocale, di un'era che ci ha portato a vincere i nove scudetti consecutivi. In un momento così nero, così duro, in cui non si riesce a trovare la via d'uscita e in cui automaticamente la mia testa fa il paragone con la Juventus di Del Neri, citando gli amici di Pueblo Juve che approfitto per salutare, speriamo che la rinascita sia come o migliore di quella che fu la rinascita nel 2012, nel primo scudetto di Antonio Conte. E vedete bene, non travisate le mie parole, io non sto sperando che Conte torni ad essere l'allenatore della Juventus, io sto sperando in una rinascita della Juventus. Quindi il pensiero positivo è che, per esperienza mia di praticamente 30 anni da tifoso juventino, ogni volta che abbiamo vissuto un momento così duro e che siamo arrivati a toccare quasi il fondo, la rinascita era più vicina di quello che pensavo. Il pensiero positivo è questo, e speriamo che la rinascita ci venga incontro il prima possibile, signori. Detto questo, non vi tedio più, perché non ce n'è bisogno ed aiuto non ve ne posso portare oggi a portare del buon umore. Quindi vi lascio con le solite tre regole, che sono stay fresh, stay crispy e soprattutto stay calma. Ciao belli!